se si parla di confine, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva stavolta, no, non posso fermarmi, stavolta sarai tu a guardarmi. A tutti. ok. Swash, benvenuti su Che visto. Io sono Elisabetta e come avete capito amo Tiziano Ferro. Sarei voluto andare al suo concerto ma non ho potuto perché mia mamma ancora non lo conosce, cioè mia sorella ancora non lo conosce, va bene, e quindi non so dove andare. Allora, mo dovete spiegarmi, perché io alle 9:25 di sera sto con gli occhiali da sole. Ma non c'è sole, domani che ho, Cioè, spiegatemi a me, io perché sto con... Perché non sto bene? Perché sono pazza, ok? Volevo farvi notare che io ho una collana con una chiave. E questa è una cosa molto figurata, cioè che non succederà mai. Però questa chiave, secondo me, io la porterò finché non muoio, ovviamente. Perché me l'ha data mia mamma e mio padre. Secondo me questa chiave aprirà le porte del paradiso. Cioè, lo so ragazzi, è una cosa stupida. Però la porterò sempre con me perché dovrà aprirmi le porte del paradiso, ragazzi. Quindi abituate a vederla sempre nei miei video perché è soprattutto molto comoda ed è poi stupenda perché è molto in senso figurato, ragazzi, però secondo me si può avverare, quindi... Oh ragazzi, lasciatemi credere quello che mi pare. Ok, allora, è pronta la beat, giusto? No, perché adesso che mi metto a fare i video è pronta la beat. Non è pronta la pizza, ragazzi. Siamo fortunati, siamo dei ragazzi fortunati. Ok. Allora, questo sarà un nuovo vlog, un nuovo hashtag. Cioè, questo è un nuovo video che io farò giornalmente o settimanalmente. Non so, ragazzi, però cerco di farlo. Cioè, hashtag, poi non è una cosa bella, c'è una cosa tipo... Ok. Ok, tipo, io mi sono fatta appena uno shampoo, quindi sto con i capelli che profumo tantissimo, perché appunto mi sono... Ecco, lo sapevo. Mi sono fatta appena uno shampoo, quindi profumo nei miei capelli, e mi piace un sacco quando profumo nei miei capelli. Ok, allora, cominciamo. Allora, questo sarà un hashtag... Non mi uccido, no. Ma la... Lo sentite mio papà? Sì, papà, 2 minuti ci metto a fare sto video. Allora, questo sarà un... Oddio mio. Non si riesco a dire la parola, ok? Hashtag supermarchettini. Supermarchettini. Faccio pubblicità io. Ok. Allora, comunque, vi illustrerò tutti i miei supermarchettini. Tutti i miei supermarchettini. Che io amo. Ok, allora, questo è Bobo Dog e l'ho pagato 1 euro. Poi c'è questo che me l'hanno regalato ed è Yo Yogurt. Poi c'è questa che si chiama Lella Pizzarella, che l'ho comprata, che l'ho pagata sempre 1 euro. Mio padre, un bacio papà, ti voglio bene. Poi questa c'è, allora ragazzi, non mi ricordo il nome di questa tizia perché è molto scema. Ok, Pamela la mela, questa si chiama Pamela la mela. Poi c'è. Simona Secchiona, che è un secchio pieno d'acqua. Io
forget about our bazzi, bazzi, bazzi. Oddio, ok, si sta andando. Poi c'è Carletto Sturetto, con questo cane non vedo niente. Carletto Sturetto. Saluta, saluta, saluta. Poi c'è Homer Cocomer. E basta. E tutti questi sono stati forniti dal mio papà. Tutti, tranne uno. Grazie papà, ti vogliamo tutti bene anche me lì. Eccolo lì papà. Un pochino, un pochino. Sbrigati, mamma mia, sono sedia fritte. Dai, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ok, questi sono tutti i miei sei. Mi sono già battuto, dai, sbrigati. Ah, non so, sei, sono 7. Quindi i miei 7 supermarchettini e tutto sono 20, 25, io non so come farò. Quindi ragazzi, un bacio, se volete di nuovo un hashtag supermarchettini, scrivetelo. Se volete di nuovo un hashtag supermarchettini, scrivetemelo qua sotto. E se volete un altro video con papà, scrivetemelo qua sotto. Quindi ragazzi, questo video si uscirà certamente anche un altro hashtag che non vi dico perché sarà una sorpresa. Un bacio ragazzi, voglio bene.